stai ancora dormendo. E io dico grazie a Gianfranco Migno, che ci ha lasciato una lezione di morale prima ancora che di politica. Io dico grazie a Roberto Maroni. Io dico grazie a chi verrà dopo di me, perché spero di fare il segretario federale per il minor tempo possibile, perché è un'avventura stupenda, ma vi garantisco che pesa. Le spalle sono pesanti, perché non puoi sbagliare niente, e anche se non sbagli niente ti rompono i coglioni lo stesso, perché dai fastidio a qualcuno. E quindi io vi garantisco che cerco di sbagliare il meno possibile, però non ci fermano, non ci fanno paura. Non ci fermiamo. Bravo! Quattro barboni con quattro petardi volevano la piazza vuota. Andassero a lavorare quei quattro barboni con quattro petardi e venissero in questa piazza, a scuola di democrazia, di civiltà, di educazione. Dicendo chi non salta è un comunista, per chi non lo sente. C'è qualche comunista in piazza? Vado a chiudere, perché sennò domani qualche analista sui giornali dice che, ma come? Un segretario che salta, un governatore che salta, una piazza che salta, non potranno mai vincere le elezioni perché non prendono il voto dei moderati. Ma chi sono i moderati? Noi! La borghesia. Quando detto, un giornalista mi fa, ma se voi saltellate siete a destra, non capisco perché se uno saltella è di destra, se uno saltella non vince le elezioni perché non prende il voto dei moderati. Io l'altro giorno in Toscana ho incontrato i moderati, artigiani, imprenditori, avvocati, notai, medici, agricoltori, quelli moderati, quelli in giacca e cravatta, mica con la felpa del Salvini, quelli... E sapete che cosa ho scoperto e che cosa mi hanno detto? Che non sono per niente moderati, che ne hanno le palle piene di lavorare 16 ore al giorno, di aprire la loro azienda per mantenere il primo ladro che c'è in Italia, perché il primo ladro che c'è in Italia si chiama Stato, il primo strozzino che c'è in Italia si chiama Stato, si chiama Equitalia, si chiama Agenzia delle Entrate, si chiamano studi di settore, si chiamano regimi dei partiti, delle partite IVA. Non ci sono i moderati, attenzione, non è che siano diventati violenti, ma sono arrabbiati e vogliono risposte forti, risposte coraggiose. Il giorno dopo il nostro arrivo al governo, se gli italiani ci voteranno e se Renzi permetterà mai a qualcuno di votarli, noi introduciamo l'aliquota fiscale unica secca al 15%. Mi dai il 15%, non una lira di più, e sono gli svizzeri a quel punto a portare i soldi in Italia, e siamo noi a mettere il segreto bancario, non al Monte dei Paschi di Siena, ma nelle banche popolari, che questo ci vuole fottere, perché uno Stato come l'Italia non ha niente da invidiare a nessun altro. La nostra impresa, il nostro artigianato, la nostra industria, il nostro turismo, non abbiamo niente da invidiare agli altri. Noi scommettiamo sull'uomo. In questa piazza oggi pomeriggio si sancisce un patto fra persone che scommettono sull'uomo, sulla donna, non sullo Stato, sul cittadino. L'uomo, il cittadino, ha sempre ragione, lo Stato ha torto a prescindere, e se per caso ha ragione me lo deve dimostrare lui. Bravo! Sono io contribuente che gli mando Equitalia nei ministeri per chiedergli come spende i soldi degli imprenditori, ed è lo Stato che deve pagarmi la sanzione.
Qual è quello Stato che mette il limite di 1.000 euro alla spesa del denaro?